lanciato dalla Protezione Civile si è rivelato fondato perché una violenta perturbazione in queste ore ha investito tutta l'Italia, gravi danni, disagi e anche due vittime, molte ferite. Ne parleremo in apertura del nostro telegiornale. Mancano due giorni alla finalissima, ci collegheremo in diretta per vedere come stanno gli azzurri, la caccia al biglietto ormai introvabile per questa partita finale dei mondiali. Sentirete anche la rabbia dei parenti delle vittime della strage di Linate. Oggi c'è stata la sentenza del processo d'appello e poi una notizia che riguarda Luciano Pavarotti, è stato operato di tumore al pancreas. Questo e altro tra poco a Studio Aperto. Nel mondo dei bambini ogni giorno è una scoperta. E se le stelle scompaiono, basta un pensiero per farle tornare. Pensierini Buitoni, le tue parole in cucina. Nel mio lavoro per Mentadent cerco sempre idee per nuovi prodotti. A volte mi arrivano quando meno me l'aspetto. Ed è così che ho pensato ad un dentifricio con il colluttorio dentro. L'ho chiamato C-Fresh. Mentadent. Missione: sorrisi migliori. Forza ragazzi, pronti? Tiro! Latte! Colpito! Gelato! Colpito! Ah, super gustoso! Nesquik Squeeze! Il gusto si diverte! E con Squeeze, il regalo, il gioco più divertente dell'estate! Il boomerang! Guarda, un tesoro! E questo per te è un tesoro! Ma che succede? Ammaina le vele! Ma no, quella è l'ancora! Dal 5 luglio per 4 settimane in edicola con Topolino trovi PP8 Boat, la nave delle super avventure! Ma va via senza di noi! Il gioco continua nelle filiali Bancanton Veneta con Millicent. Müller presenta una bella sorpresa, il 30% di frutta in più. Nuova crema di yogurt con il 30% di frutta in più. Müller, fate l'amore con il sapore. Immagina un cellulare UMTS con fotocamera da 2 megapixel. Con Samsung Z400 è così facile immaginare. La nazionale beve Uliveto ed è in finale. Quando la forfora persistente non ti lascia tregua, ci vuole una soluzione radicale. Contro la forfora persistente, i laboratori della L'Oréal creano il Vivi Intensivo, la prima formula al selenio S attivo. Rispetto a un antiforfora classico, elimina più in fretta la forfora tenace. Efficacia continua per 4 settimane, anche dopo il trattamento. Liberatevi. E lasciate respirare i vostri capelli. Liberatevi finalmente dalla forfora tenace. Nuovo il Vivi Intensivo dell'Oréal. La fine della forfora tenace, l'inizio della libertà. Voi valete. Immagina l'incredibile pulito di Dixan e l'inconfondibile profumo di Vernelle. Per un piacere unico, nuovo Dixan freschezza di Vernelle. Respira nell'avvolgente freschezza il pulito che ami, Dixan. Ma muzza te, quanto ci sei mancata! Dalla tradizione siciliana, Granigel. Vera e morbida granita con tanto succo di frutta. Granigel, granita siciliana, pronta da congelare. Come quella di mia madre. È un'idea Dolphin. Preparati per i mondiali FIFA con Gillette. M3 Power Nitro. Aziona il motore. Le micropulsazioni vengono trasmesse alle lame. Una rasatura incredibilmente profonda e confortevole. Da Gillette. Italia 1! Ciao da Inet. Per l'aperitivo, l'Happy Hour, quest'estate siete invitati nella casa di RTV. Vi offrirò centinaia di filmati nuovissimi, con ingredienti forti. Ci aggiungerò qualcosa di esotico e anche qualcosa di molto rinfrescante. È troppo? Preferivate che vi invitassi per una tisana? RTV, dal 10 luglio, dal lunedì al venerdì alle 20:30. Da non perdere. Yeah.
Nubifragi, allagamenti, città in tilt e trasporti difficili. Dopo il grande caldo, ora il maltempo mette in ginocchio buona parte dell'Italia. Ci sono 2 morti e alcuni feriti. A Napoli la situazione è più grave, ma piove di nuovo anche al nord. Le previsioni degli esperti nel TG. -2 alla finale, in corso l'allenamento degli azzurri a Duisburg. Gattuso, Fermerosi danco il segno della croce. A Berlino e caccia al biglietto. Bagarini scatenati, anche 2.000 euro per entrare allo stadio. Processo calcio sporco, oggi la parola ancora alla difesa, intanto spuntano le intercettazioni originali. Ecco la voce di Luciano Moggi che racconta di aver chiuso l'arbitro Paparesta nello spogliatoio. La strage di Linate, colpo di scena alla sentenza d'appello, assolti i direttori dell'aeroporto, pene ridotte agli uomini radar, i parenti delle vittime accolgono il verdetto con grida e accuse, non abbiamo più fiducia nella giustizia. Ansia per Luciano Pavarotti, il tenore è stato operato di cancro al pancreas. L'intervento d'urgenza a New York, i medici ottimisti, siamo impressionati dalla sua forza fisica ed emotiva. Resa dei conti in casa Savoia, mentre Vittorio Emanuele ha gli arresti domiciliari, il suo casato cambia cavallo. Da oggi il cugino Amedeo d'Aosta è l'unico vero pretendente al trono, escluso anche Emanuele Filiberto. Questo bambino si chiama Giuseppe, ha 9 anni e ha già vinto i suoi mondiali. Domenica sera entrerà in campo per la finalissima accanto a un giocatore italiano. Sogna di stringere la mano a Totti, l'abbiamo incontrato. L'estate del gossip si apre con la coppia che non t'aspetti, Gabriele Muccino e la Canalis. Guardate il regista che nei suoi film attaccava le veline, paparazzato con l'ex di Vieri. Intanto il campione firma per la Sampdoria, si consola con Melissa Satta, mentre Buffon giura, se vinco la Coppa del Mondo, sposo la Seredova. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Purtroppo l'allarme lanciato 24 ore fa dalla Protezione Civile si è rivelato fondato, perché tutta l'Italia in queste ore è alle prese con una violenta perturbazione che, oltre ad aver causato seri danni e disagi, ha provocato la morte anche di 2 persone e ci sono, come vedrete, molti feriti. Allagamenti, nubifragi e violenti temporali, l'Italia è sotto l'acqua. Guardate Milano poco fa, dopo una mattinata di tregua, ha ripreso a piovere. Cielo grigio e nuvoloni su tutto il resto del nord, sotto la tempesta lo vedete anche Genova. Qui siamo a Torino, nel capoluogo piemontese proseguono le ricerche dell'operaio travolto da una piena di acqua e fango. E il maltempo ha ucciso anche a Latina, 1 morto e 2 feriti a causa di un fulmine. Già, gli esperti lo avevano previsto. 12 le regioni a rischio e il maltempo è arrivato puntuale anche al centro-sud. Questa è Napoli, sotto un nubifragio, negozi, scantinati e box allagati. La città è rimasta bloccata, disagi sulle strade, persino la metropolitana e l'aeroporto sono stati chiusi. Spostiamoci a Roma, anche qui molti i disagi. Richiesto l'intervento dei mezzi idrovori a causa della quantità enorme di acqua che si è abbattuta sulla capitale. Un clima davvero sempre più tropicale, quello con cui siamo alle prese, con sbalzi di temperature sempre più frequenti e vere e proprie alluvioni, come avete visto nel servizio. E adesso vediamo quali sono le previsioni per i prossimi giorni. Adesso è certo, l'afa ci ha abbandonato. Fino a pochi giorni fa si boccheggiava, ora con la pioggia è arrivato al refrigerio. Guardate come sono scese le temperature in poche ore. Addirittura 5 gradi in meno al centro-nord. Colonnina giù di 7 gradi a Verona, di 6 a Bologna e Alghero. A Milano in 2 giorni 4 gradi in meno. Le temperature sono diminuite su gran parte dell'Italia. In poche località oggi si sono raggiunti i 30 gradi. Domani risaliranno al centro-nord, caleranno leggermente al sud, però un po' dappertutto avremo comunque temperature gradevoli. Temperature sì estive, ma nella norma. E senza il fastidio dell'afa. Se oggi avete rispolverato il maglione, non preoccupatevi. Nel fine settimana tornerà il sole, anche se sarà meglio non mettere via gli ombrelli. Nel fine settimana tempo in miglioramento. Sabato ancora qualche temporale pomeridiano sulle montagne della penisola e sulle regioni del versante adriatico. Domenica ancora qualche temporale sull'Appennino, il Lazio, la Campania e la Calabria. Caldo soffocante addio quindi. Il peggio è passato, ma se noi tiriamo il fiato resta l'allarme siccità. I campi sono troppo secchi per assorbire l'acqua caduta. Ora il rischio è quello di frane e smottamenti. Non fa bel tempo nemmeno a Berlino, dove però l'umore alle stelle tra i tifosi della nazionale e dove c'è il nostro Angelo Macchiavello. Angelo, impossibile trovare un biglietto, tu ci sei riuscito? No, io stamattina ci ho provato, mi hanno chiesto 2.000 euro e certo non li spendo. Sono arrivati comunque francesi e italiani e tutti in queste ore stanno tentando di trovare il loro biglietto. Purtroppo lo stadio ha 73.000 posti, che sono pochissimi, i biglietti dati all'Italia sono circa 5.000 e ci sono i bagarini arrivati appositamente da Napoli proprio per vendere questi biglietti che oscillano, come vi dicevo, tra i 1.500 e i 2.000 euro. Grazie ad Angelo Macchiavello. Entusiasmo credo ci possa confermare anche Alberto Daguanno, che è a Duisburg tra i nostri azzurri. Alberto, come va?
Sì, è proprio così, l'entusiasmo dei tifosi è sempre lo stesso, anche se oggi pomeriggio a Majdanek, proprio in questo momento è in corso di svolgimento l'allenamento della nazionale, ma l'allenamento era a porte chiuse. Hanno provato lo stesso i tifosi azzurri, sperando magari che Lippi cambiasse idea, non è stato così, l'allenamento è rimasto a porte chiuse. Entusiasmo, ma anche grande concentrazione e anche grande tensione per i giocatori che sanno di essere a un passo dalla storia. E possiamo sentire anche nelle dichiarazioni dei giocatori, Gattuso e Buffon in particolar modo, questa atmosfera di grande tensione. Ascoltiamoli. Domani sera, con un cambio di programma rispetto alle altre vigilie, il pullman azzurro lascerà il Milser Hotel per rientrarvi subito dopo la partita. Solo che domenica notte non ci saranno mezze misure. O si torna da campioni del mondo o col morale a pezzi dopo l'ennesima batosta francese. E in queste ore di attesa che non passano mai, il peso della storia comincia a farsi sentire. Ci vogliono 10 finali di Champions per una finale Coppa del Mondo, perché hai milioni e milioni di persone che ti guardano, rappresenti la tua nazione e hai delle responsabilità molto grosse. Quando parti per una competizione simile non credi mai, ecco, che questa, diciamo, questa fortuna o questa bravura ti possa accompagnare fino alla finale, ecco. E c'è da giurare che il sonno degli azzurri sarà agitato dall'incubo Zidane, la cui marcatura torna d'attualità 6 anni dopo la finale di Rotterdam. Un problema semplicemente irrisolvibile, secondo Gattuso, l'uomo che dovrebbe ingabbiare l'estro di Zizou. Quando c'è la palla ti fai segno della croce, vai e speri che Dio te la mandi bene. Altrimenti c'è sempre il doping alla calabrese, peperoncino piccante per tutti gli azzurri. Alberto resta collegato perché da te torneremo tra poco. A Ringhio Gattuso, l'avete sentito, spetterà il compito di marcare niente meno che Zinedine Zidane, e oltre a farsi il segno della croce, come ha detto lui stesso in conferenza stampa poco fa, dovrà correre, come però lui sa ben fare. A mio Dio mi ha dato questa dote, che devo fare? Mi do rabbia con Dio? Non è... Una vita da mediano. Domenica contro la Francia scenderà in campo con tutta la fierezza di un mediano, Rino Gattuso. E sono orgoglioso di questo. A lui non è stato chiesto di fare gol. Ringhio è il guardiano della metà campo. A lui il compito più difficile di questa storica finale: opporsi al pericolo numero uno, Zinedine Zidane. La compattezza di non prendere gol penso che ci abbia aiutato tantissimo. E il merito è anche suo, della sua carica, della sua caparbietà. Ne ha fatta di strada Rino da quando calciava il pallone sul lungo mare di Schiavonea, nella sua Calabria. Ha giocato anche in Inghilterra, dove ha conosciuto la moglie, Monica, ma il suo cuore lo ha riportato a casa, dove è diventato il campione che conosciamo. Io non è che vado tantissimo in giro, la mia Francia è a Calabria, la mia... Anche per questo i blu non gli fanno paura, perché il mare più bello alla fine è quello di casa sua. Là sicuramente c'è un albergo di 5 stelle, a casa mia ci sono le pensioni di una stella, però... Lì, davanti a quegli alberghetti, il suo ricordo di Italia-Germania dell'82. Mi ricordo mio padre che mi portò sulle spalle sul lungomare di Schiavonea. Anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Questa volta Papa Franco sarà allo stadio, suo figlio non più sulle spalle ma in campo per la sfida più importante della vita. Purtroppo non potrà vedere giocare gli azzurri Gianluca Pessotto, le sue condizioni nelle ultime ore sono lievemente peggiorate. Non può vedere nessuno. No, non può vedere nessuno. Paolo Montero esce dal reparto di rianimazione dell'ospedale Molinette scuro in volto. Non ha voglia di dire altro, il suo amico del cuore Gianluca Pessotto è peggiorato. Oggi è il terzo giorno consecutivo che Pessottino ha la febbre alta. Sono insorte complicazioni al fegato. Il quadro clinico è preoccupante. C'è da stare attenti, da preoccuparsi, c'è sempre stato. E questo peggioramento di oggi, che non è drammatico, insomma. Ma che i medici, dopo il cauto ottimismo dei giorni scorsi, tanto da sperare che l'ex campione della Juventus potesse vedere la finale Italia-Francia dal suo letto di ospedale, ora temono per la sua vita. La prognosi non è mai stata sciolta, spiegano, eppure un leggero miglioramento, una lenta e graduale ripresa c'era stata. Oggi invece le condizioni di Gianluca fanno di nuovo paura.
E mentre il processo a Calciopoli è alle battute finali, la sentenza dovrebbe arrivare entro lunedì, per la prima volta spuntano i colloqui telefonici di Moggi. Allora vi facciamo sentire uno stralcio della telefonata nella quale l'ex dirigente parla di quell'episodio dell'arbitro Paparesta chiuso nello spogliatoio. Sentite. Sì, ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto. Mamma, signore. È la voce di Luciano Moggi. No, vero, vero. Ecco l'audio delle famose intercettazioni dello scandalo. Finora le avevamo solo lette. Oggi Radio Kiss Kiss le ha trasmesse nel programma Siamo Tutti Bearzot. L'ex direttore generale della Juve parla con una donna dell'arbitro Paparesta. Ascoltate. Chiuso la chiave e portava via le chiavi. Allora l'apriranno, buttavano giù la porta. Un'altra telefonata, un'altra intercettazione. Stavolta Moggi è serio, quasi perentorio. Parla con Aldo Biscardi, argomento Massimo Moratti. Sì, direttore, buonasera, le passo Biscardi, un attimo. Lucia, allora vieni. Senti un po', piuttosto alto, attenzione, ti do un consiglio, non da Paparesta a Moratti, perché ti consiglia male, perché certo, Moratti a noi ci dice che vota per noi, all'altro Falchetti gli dice che vota per l'altro. Questi sono mica che cosa devono... Vabbè, ma tu a me mi hai detto pure che io se devo lavorare per là, fammi capire bene tu, perché non mi fai capire. Tu dovevi sbilanciare, perché se deve andare lì, io devo... Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPEF, il documento di programmazione economico e finanziaria. Andiamo subito da Giovanni Toti in redazione. A te, Giovanni. Sì, Elena, esatto. La manovra, come ha spiegato Padoa-Schioppa al termine del Consiglio, sarà di 35 miliardi di euro, 70 mila miliardi di vecchie lire, dunque per intenderci una finanziaria pesante. Servirà a riportare in ordine i nostri conti, conterrà il promesso taglio del cuneo fiscale, ma i sacrifici per gli italiani saranno inevitabili. Sono previsti infatti tagli alla sanità, alla previdenza, tagli che mettono in allarme i sindacati che già parlano di sciopero generale. Ma rumori e critiche anche da alcuni partiti della stessa maggioranza. Il ministro Ferrero, infatti, di Rifondazione Comunista non ha firmato il documento e i Verdi e i comunisti chiedono modifiche al piano di interventi. Grazie a Giovanni Toti. Oggi al Tribunale di Milano, alla lettura della sentenza d'appello del processo per la strage di Linate, i parenti delle vittime sono esplosi in un grido di rabbia. Sentite. Dirgli alla gente che mi vergogno di essere italiana 100 per 1000, solo quella per adesso. Mi sono sentito male al cuore per le 118 persone che non ci sono più. È la rabbia di Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto alla tragedia di Linate, una rabbia che esplode subito dopo la lettura della sentenza. Assolve Fusco Francesco e Federico Vincenzo delle imputazioni rovesciate. Ma 45 interventi, ottavo, 45 interventi, ottavo. Non ce la fa Padovano, si alza, protesta ed esce dall'aula. Dove? Impiego io voi. Ecco, quando arrivate in protesta, tutto da capo. Le domande... I giudici hanno appena assolto in appello il direttore dello scalo Vincenzo Fusco e Francesco Federico, responsabile del sistema aeroportuale milanese. Una decisione arrivata a sorpresa insieme con una forte riduzione di pena per il controllore di volo Paolo Zacchetti. Ecco la reazione in aula dei parenti delle vittime. Pasquale Padovano rivive il dolore di quell'8 ottobre 2001. Lui si è sempre considerato la 119esima vittima. Vedete voi come sono conciato ancora dopo 5 anni. Al suo fianco la moglie Teresa, per questi 5 anni di sofferenze, scoppia in lacrime. Noi siamo in prigione per tutta la vita, questo non è normale. Invoca giustizia anche il papà della piccola Alice, la bimba di 5 anni strangolata dal patrigno. Oggi si sono svolti i funerali. La piccola bara bianca sfila tra i palloncini colorati ed è un pugno allo stomaco. La chiesa è piena di gente che prega per Alice, uccisa di botte perché piangeva, uccisa dal patrigno perché faceva i capricci. I funerali li hanno voluti pagare loro, quelli del quartiere. C'è il suo papà naturale a dirle addio. Hanno ammazzato la mia piccola, accusa, adesso devono pagare. E all'orrore si aggiunge orrore e la consapevolezza che forse poteva essere evitato. Cronaca di una morte annunciata, cronaca di una violenza che doveva essere fermata.
Da quando Alice era andata a vivere con il nuovo uomo della madre, denunciò il padre, io non riuscivo più a vederla né a parlarle al telefono. Da 2 mesi anche ai nonni era impedito di incontrarla. Avevo paura che le potesse succedere qualcosa. Ho fatto denuncia, esposti, niente. Adesso mi raccontano che quell'uomo l'aveva portata da un santone che diceva che Alice piangeva perché era indemoniata. Una notizia che riguarda Luciano Pavarotti. Oggi è stato operato di tumore al pancreas. I medici dicono che le sue condizioni sono buone, allora auguri anche da parte nostra. Grande apprensione per Big Luciano. Il tenore è stato operato d'urgenza di cancro al pancreas e ora sta bene. Ma all'annuncio dell'intervento chirurgico a New York, i fan di tutto il mondo hanno tenuto il fiato sospeso. L'allarme è scattato dopo alcuni esami di routine. Immediato il ricovero e l'operazione. La massa maligna nel pancreas è stata totalmente eliminata. Prima di entrare in ospedale, Big Luciano stava per partire per il nuovo tour in Gran Bretagna, ma ora ha dovuto cancellare tutti i concerti in calendario per il 2006. Pavarotti, che ha 71 anni, sta reagendo bene all'operazione, ma è tuttora ricoverato e dovrà sottoporsi nei prossimi mesi ad una dura terapia. I medici sono però rimasti impressionati dalla sua forza fisica ed emotiva. Anche questa volta la più grande voce lirica italiana potrà cantare Vincerò. Amedeo d'Aosta ha spodestato dei titoli ereditari il cugino Vittorio Emanuele e il figlio, coinvolti, come sapete, nello scandalo sesso e potere. Sentite. Ma come sono lontani bei tempi felici in cui tutta la famiglia reale sguazzava in acque tranquille. Fa parte del passato, come questa pellicola ingiallita, l'armonia e ora anche il potere della corona. Sembra non finire mai guai per Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio dell'ultimo re d'Italia. Mentre si trova a Roma agli arresti domiciliari, il destino gli ha tirato un altro brutto scherzo. Siamo alla resa dei conti. Il cugino Amedeo d'Aosta lo ha spodestato. Da oggi è lui il capo della casa di Savoia, con tutti i relativi titoli e prerogative. Vittorio Emanuele, re tentenna delle Alcove Luci Rosse, perde quel regno che non ha mai avuto. E con lui perde tutto anche il figlio, Emanuele Filiberto. La rottura definitiva tra i due rami della famiglia è sancita. Beffa delle beffe, il motivo ufficiale è il matrimonio di Vittorio Emanuele con una borghese. E lo scoprono adesso. Vittorio Emanuele sposò Marina Doria nel 1970 a Las Vegas. Ci hanno messo 36 anni ad accorgersene. Determinanti forse sono state ben altre liaison, più scottanti e recenti. Quello scandalo, insomma, da cui il principe recluso non riesce a uscire. Dalla Spagna arrivano le immagini della festa di San Firmin che si è aperta a Pamplona e che ha già fatto i primi feriti. È già pesante il bilancio del primo incerro, la corsa di tori a Pamplona durante i 9 giorni delle feste di San Firmin iniziati oggi. 7 feriti di cui 3 stranieri, un neozelandese di 26 anni e 2 americani. Uno di loro, che ha 31 anni, è rimasto paralizzato. Per il resto lo scenario è quello affascinante di sempre, la folla che affronta una mandria di tori per le strade del paese, animali da 5 quintali l'uno, guidate da decine e decine di uomini detti mozzi, armati di giornali per fare strada ai tori. Tra le migliaia di persone, di cui tante rimaste sveglie tutta la notte per gustarsi quel percorso, meno di 1 chilometro, che porta i tori all'arena. 40 persone hanno riportato lesioni leggere ed è soltanto il primo giorno. Torniamo alla festa mondiale e lo facciamo facendovi conoscere il fortunatissimo bambino italiano che sarà in campo la sera della finale. Eccolo il bambino che domenica alle 20 entrerà in campo dando la mano a Totti. Si chiama Giuseppe, viene da Vezzano ed è arrivato a Berlino grazie a un concorso di McDonald's. Bellissimo. Secondo te come va a finire la partita? 2-0. E segnano qui? Per l'Italia. Ma chi segna qua? Totti e Grosso. Giuseppe non sa ancora che è stato lui il prescelto per dare la mano a Totti, l'organizzazione. Infatti ha deciso di soddisfare un sogno nel sogno. E non sai ancora con chi giocatore? No, ancora non mi hanno detto quale. Ma se tu dovessi scegliere? Totti. Totti? E sì. Perché? Perché mi piace. E che c'ha di più degli altri? È forte. Se dovessi fare la formazione per domenica sera, vediamo chi metteresti. Proviamo a... Totti, Toni e Del Piero. Tutti e 3 insieme? No. E lasceresti fuori Inzaghi? Sì. E perché? Lo faccio entrare al secondo tempo. Ah, è già proprio una cosa... Ci richiede la linea da Duisburg, Alberto Daguanno. Alberto.
Bambino intanto se ne intende, dobbiamo dirlo. C'è un problema maltempo a Berlino. Prima avete parlato appunto del maltempo a Berlino che sta provocando problemi innanzitutto ai giornalisti perché è stato evacuato il centro stampa allagato, ma soprattutto alle due squadre che si sono viste rivoluzionare il programma d'allenamento. L'Italia infatti doveva, come al solito, fare la rifinitura della vigilia sul campo dell'Olimpico, invece è stato annullato l'allenamento di rifinitura. La nazionale si allenerà domani mattina a Majdanek sul solito campo e poi partirà soltanto nel tardo pomeriggio. Speriamo che dal punto di vista scaramantico non provochi delle conseguenze. Speriamo davvero. Grazie ad Alberto Daguanno. E intanto monta la classica polemica all'italiana. Sotto accusa il tricolore, che molti vorrebbero non vedere sventolare. Dopo i gol fioccano le polemiche e come avremmo potuto farci mancare la solita bella querel giusto per rovinarci la festa? Bandiera sì, bandiera no, in assenza di problemi creiamocene uno. La bandiera di tre colori è sempre stata la più bella, figuriamoci adesso poiché è diventata la tappezzeria di tutte le città. Ma se a destra e sinistra sode uno squillo, a sinistra e destra risponde una fanfara. Il tricolore, roba vecchia per vecchi nostalgici, dicono i rossi. È il simbolo dell'oppressione, ribattono i verdi leghisti. Insomma, per meglio confondere acque e idee, detrattori ed estimatori si sono equamente divisi. Una polemica sterile al di là degli schieramenti. Padania e Liberazione, la strana coppia, rivendicano la loro bandiera, verde o rossa. Insomma, il bianco è di troppo. E invece no, stavolta noi il tricolore lo vogliamo proprio sventolare, senza lasciare che il senso di colpa ci blocchi a metà il movimento, perché la nazionale non si discute, si ama. Ben altri pensieri ha per la testa il nostro Buffon, che ha promesso alla sua Alena di sposarla se dovesse vincere la nazionale. Sarà l'estate più dolce per Alena, l'estate più trepidante. Il suo portierone innamorato le ha fatto una promessa, o meglio, la promessa. Se vinco il mondiale, a settembre ti sposo. Io tifo per Gigi. E Gigi risponde. Il numero uno in campo e del suo cuore le ha chiesto la mano al ristorante dello zoo di Berlino dopo la vittoria della semifinale contro i tedeschi. E adesso Alena dovrà abbandonare i panni azzurri di tifosa agguerrita per indossare quelli di moglie perfetta. Non c'è che dire, lo ha marcato stretto. Lei, agguerrita e infaticabile, il suo Gigi lo ha sostenuto sempre, come dire, nella gioia e nel dolore, fino ai mondiali. Sono una che spesso combatte, però non perché mi piace, ma perché magari penso che è giusto. Eccola in Germania in compagnia dell'inseparabile amica Valentina, la signora Zambrotta. Non è il momento, ecco. Scaramanzia. Tensione. Sì, un po'. Stasera ci sarai? Certo. Ovviamente. Già metti la maglietta? Quello non ve lo dico più, va non, bene? Non ce la dici. Ciao. Di partita in partita, lei, tifosa scatenata, è sempre più nervosa. Tranquilla, Alena, tra poco il tuo Gigi sarà tutto per te. L'unica incertezza rimane quel se. Ma come, Gigi? Una promessa è una promessa, senza se e senza ma. Come dire, se sono fiori d'arancio, devono fiorire. C'è un ex azzurro invece che se la spassa con una nuova fidanzata e un nuovo contratto. È Bobo Vieri, l'ha beccato Lucignolo. Bobo Vieri Olé è il benvenuto dei tifosi sampdoriani a Cristian Vieri, fresco fresco di firma blu cerchiata. Sono tifoso, avevo voglia di venire qua, giocare in questo stadio stupendo, tifoseria molto bella. Va dove lo porta il cuore Bobo, con la maglia che fu di suo padre dopo un anno difficile tra Milan e Monaco e l'esclusione dei mondiali. Purtroppo gli infortuni nel calcio ci sono, questa volta è capitato a me. I'm going where the sun keeps shining. Ma il cuore lo ha portato ben oltre quest'estate, prima la fuga ai Caraibi con la sua nuova velina. Io sanno se lo do. Poi, beccato da Lucignolo a Formentera, sempre con Melissa. Ciao Cristian, buongiorno. Come stai? C'ho voglia di parlare, grazie. Solo una battuta, lontano dai mondiali, qui a Formentera, come la vivi questa cosa? Eh sì, che stress, queste vacanze sole, mare, amore. Oddio, sono un po' in imbarazzo. Senza niente.
Una cosa l'abbiamo capita, il suo affetto per i giornalisti è rimasto immutato. C'è l'ignorante e non parla. Rabbia da vendere Bobo Gol, lui che mentre gli altri si preparano alla finale mondiale, pur di tornare in Italia, si è accontentato di un ingaggio da calciatore a cottimo. 800.000 euro più eventuale bonus al superamento delle 15 reti. Beh, e nel frattempo lui si è già consolato con ben altri bonus. 1,5, 2, mi piace essere a letto volentieri. In buona compagnia. No, da sola. Ma Lucignolo Bella Vita, che nella puntata d'esordio ha fatto ottimi ascolti e per questo vi ringrazia, ha scoperto anche la Canalis in compagnia di un nuovo fidanzato. È un fidanzato intellettuale, un famoso regista. Scoprite chi è. E lei? Sì. Vai fare questo. Costume verde, tintarella perfetta, eccola qui Elisabetta Canalis, la regina delle veline e degli stacchetti di striscia sulle spiagge di Alghero, nella sua Sardegna, e fin qui niente di strano. Vai va Luce, vai col bagno. Ma ecco che se incollato a lei c'è Gabriele Muccino, il regista che con il suo Ricordati di me mise al bando proprio le veline e l'ansia da celebrità che anima i casting per vallette di ogni tipo, allora il gossip diventa succulento. Beccati da Lucignolo, i due per il momento sembrano non accorgersi di nulla. Da sola, chiaramente. Da sola all'estero. Sì. Si nega! Altro che da solo all'estero, eccola qua Elisabetta a parlare fitto con il regista dell'ultimo bacio, nascosti dietro una sdraio, intenti a progettare un nuovo film o magari soltanto una partita a racchettoni. Il giovane regista ben pensante che fustigò le diciottenni disposte a tutto pur di andare davanti a una telecamera. È il simbolo di tutte le vallette, per ore insieme sotto l'ombrellone, ma che si staranno dicendo, si accettano scommesse. Poi, allenata da secoli di pedinamenti, Elisabetta alla fine ci vede e capisce. Muccino più a suo agio, dietro che davanti alla macchina da presa sembra impacciato. Ma non c'è scelta, davanti ai paparazzi bisogna separarsi, magari sussurrando ciao, come te nessuno mai. All'1.25 l'appuntamento con Studio Aperto la giornata, abbiamo finito, vi ringrazio per essere stati con noi, ci rivediamo domani sera alla stessa ora. Buona serata. Il meteo è presentato da Moschino Friends, Man. Buonasera, questo è il tempo di domani. Al mattino sereno sulle regioni di Nord-Ovest e Sardegna, nubi sul resto dell'Italia, rovesci qua e là su Puglia, Lucania, Salernitano e Calabria. Al pomeriggio nubi in aumento sulle regioni appenniniche e al sud, rovesci e temporali sparsi su Alpi centro-orientali, regioni appenniniche e al sud, tranne la Sicilia e le coste campane. Ventoso per maestrale sui mari prossimi alle isole maggiori. Temperature massime in rialzo di 3-4 gradi al nord, in calo di 2-3 gradi al sud. Previsioni e grafica. Epson. Il meteo è stato presentato da Moschino Friends, Man.